Allora, bravo. Cominciamo dai 15 minuti di Messina, un grande quarto d'ora, hai cambiato la partita, insomma questo è probabilmente quello che vi chiede anche Sandero, no? Di farvi trovare pronti anche se soltanto per spezzoni di gara, tu hai dimostrato da questo punto di vista di essere in piena sintonia, insomma questo è già un'ottima cosa, no? Insomma. Sì, vabbè, è segno di squadra, che la squadra comunque deve lottare fino al 95esimo, perché comunque in queste ultime tre uscite abbiamo dimostrato di non essere mai morti, perché abbiamo sempre raggiunto il gol all'ultimo minuto, quindi vuol dire che la squadra è viva e dobbiamo ripartire da questo qua, dal fatto che in questo momento un po' di difficoltà, dobbiamo ripartire dal fatto che non siamo una squadra morta, ma che può andare sempre più a migliorare. Da questo punto di vista credo, insomma, immagino che, insomma, la cura Sanderra si faccia sentire, no? Insomma, il cambio è evidente. Purtroppo con la precedente esperienza prendevate i gol nel finale, adesso invece li fate. Guarda, non me la sento di commentare questa cosa perché, non so, io scendo in campo, poi chi è l'allenatore cambia poco per me. Io do sempre il massimo e anche i miei compagni, chiunque sia l'allenatore. Magari, ecco, dando uno scossone del genere, magari anche noi ci siamo immedesimati a questa cosa, quindi magari ci ha dato uno scossone anche a noi questo cambiamento, sicuramente. Senti, tu lo conosci comunque, lo conosci bene, il mister l'hai avuto, tu sei stato con lui a Latina, insomma, cosa può dare di diverso, non dico di più di meno, rispetto a Moriello? Sicuramente è un allenatore che conosce bene la categoria, è molto esperto di questa categoria. Sappiamo tutti che è una categoria molto tosta perché si gioca un calcio molto sporco, tra virgolette sporco, nel senso che comunque magari si lascia un po' indietro a desiderare la tecnica e invece si attua molto più la fase agonistica. E il mister chiede proprio questo, prima della tecnica e della tattica, chiede proprio il fatto di essere dei leoni in campo, di avere quella fame che contraddistingue una squadra vera di C contro una squadra magari forte, ma non vera di C. Che differenza c'è fra il Sandero di Latina, se ci sono differenze, e il Sandero che stai vedendo l'opera qui, visto che tu sei uno di quelli che lo conoscono meglio? Il Sandro di Latina è stato molto intelligente perché quando è subentrato, credo era la fine di marzo, mancavano 2 mesi al campionato, è stato molto intelligente a non stravolgere nulla. E questo è segno di grande intelligenza proprio come persona più che come mister. E invece qui ha tutto il tempo per lavorare bene, per farci crescere e per farci migliorare. Senti, dimmi un po', lo dice lo stesso Sanderra, insomma, fin dalle prime sue dichiarazioni, dice, ma insomma questa è una squadra costruita con tantissimi giocatori d'attacco, magari molti con le stesse caratteristiche, insomma, questo, voi come lo vivete? Insomma, questa grande concorrenza che c'è tra i vari giocatori d'attacco, insomma, che vi costringe magari, ecco, a giocare un quarto d'ora, 20 minuti, una partita, poi magari la prossima a giocare interno, insomma, questo è anche un problema da certi punti di vista, no? Sì, può essere un problema, però visto che noi siamo una squadra forte, che dobbiamo acquistare per forza una mentalità vincente, e io vedo giocatori della Juventus che entrano al 90esimo e danno tutto quei 5 minuti di recupero e noi dobbiamo cercare di prendere esempio da questi campioni che stanno in Serie A e non lamentarci se entriamo 10 minuti, un quarto d'ora, ma anzi dimostrare che mettere in difficoltà l'allenatore per cercare di giocare la prossima partita titolare. Questo credo sia una cosa costruttiva, perché è troppo facile lamentarsi se giochi 10, 15. Invece devi cercare di mettere in difficoltà l'allenatore per cercare di conquistarti il posto. Senti, chiedo anche a te quello che ho chiesto a Ilari, insomma, 10 punti di distacco dalla prima posizione, 7 dal Lecce, che è dall'ultima posizione di playoff, insomma, un campionato. No, non voglio dire pregiudicato, però insomma comunque c'è da rincorrere, voi ci credete, immagino, no? Insomma, voglio dire, c'è la possibilità di rientrare nelle prime Sì, posizioni. la speranza c'è. Bisogna
ma anche la possibilità, perché abbiamo visto tutti, anche nei campionati, in questi campionati, che molte squadre sono state raggiunte anche dal primo posto, anche dalle quinte, dalle seste, quindi noi dobbiamo guardare partita per partita, adesso ne mancano tre fino alla pausa. Adesso pensiamo alla Casertana e poi è ovvio che comunque c'è rammarico perché comunque una squadra così forte vederla in queste posizioni dà fastidio anche a me. Però credo la cura di questa cosa sia pensare partita per partita e cercare di prendere più punti possibili alle squadre che sono in alta classifica. Sinceramente, Barrago, cos'è che non ha funzionato in questo Catanzaro fino a questo momento? Beh, sono un po' di cose. Io credo che non so, la volontà del gruppo, del presidente, della società, ma anche dell'allenatore che c'era prima, c'è sempre stata. Io credo che sia, per quanto mi riguarda, poi non è Vangelo quello che dico, sia più una cosa di fame di vittoria, di mettersi in mostra, di giocare con quell'agonismo che secondo me ci è mancato molto, non nelle prime partite, ma nella fase centrale del campionato. Credo che la differenza l'abbia fatta questa. Senti, tu tra l'altro sei uno dei pochissimi, adesso mi viene in mente, che hai vinto un campionato, insomma, nella rosa ce ne sono, forse sei solo tu, insomma, non so se ce n'è qualcun altro, forse Bindi, insomma, non so. Forse proprio questo potrebbe essere un problema, il fatto che, tra virgolette, intendiamoci, forse non sapete come si vince un campionato, o no? No, non sappiamo, no, perché comunque la squadra ha dimostrato in tante partite di averla questa fame. Non è che non ce l'abbiamo avuta per niente. E credo che niente, adesso dobbiamo pensare alla Casertana. Poi se sopra perderanno dei punti, perderanno terreno, noi dovremmo essere bravi a riconquistarlo. Tutto qui. Bene. Credo il segreto sia questo. Grazie. Ok. Bene.